Comunque, io inizierei innanzitutto con il farvi vedere quali sono gli attrezzi che io ho a disposizione per allenarmi e che sono quelli che nel tempo poi ho comprato in base agli allenamenti appunto che vedevo e che mi piacevano fare. E a tutto questo che vi farò vedere aggiungo anche il trampolino elastico che ho nel garage. Quindi io ho sia un bel tappetino e questo è di quelli molto, diciamo, alti e morbidi che è fatto apposta per farci proprio gli esercizi da in piedi, proprio per muoverci sopra e soprattutto questo è comodissimo e vi consiglio di prenderne uno, soprattutto se fate un allenamento che prevede, che ne so, la corsa sul posto, dei salti, perché vi attutisce tantissimo l'impatto con il suolo e quindi vi fanno poi meno male le ginocchia, insomma, attutisce insomma i colpi. Poi ho anche un paio di Scottex, di fogli di carta Scottex, che ovviamente poi cambio spesso perché si rovinano, che utilizzo a mo' di pattine, perché molto spesso negli esercizi che faccio io si utilizza proprio appunto fare questa specie di esercizi con i piedi che scivolano sul pavimento e io utilizzo lo Scottex e funziona benissimo. Poi ho un paio di pesetti da 1 kg e da 2 kg e a volte tengo 3 kg per mano, quindi uno per ciascuno, quindi in mano più di 3 kg io non ce la faccio. Poi ho le cavigliere e queste sono da, come c'è scritto, da 2 kg l'una e molto spesso queste le uso per intensificare l'allenamento se mi sembra troppo leggero, soprattutto se faccio power walk. Poi ho tre elastici, ho sia questo a banda, quindi questo è il classico elastico da Pilates, poi ho questo con i manubri, questo è comodissimo per fare molti esercizi, e poi ho questo a loop, a cerchio, e questo è quello più tosto, quindi quello hard. E poi ho i Kangoo Boots e di questi avevo fatto anche l'unboxing e questi pure mi piacciono tantissimo. Poi ho lo step e non fate come me che io ho preso una versione economica, ma mi sono pentita perché questo non ha la possibilità di rialzarsi. Invece io vi consiglio di prendere uno step che abbia o dei ripiani che ci si aggiungono o un apposito meccanismo che gli permette comunque di alzarsi, perché molto spesso per certi tipi di allenamento averlo un po' più alto è meglio perché si fatica di più. E poi ho la Stability Ball. Questa è, cioè l'allenamento fatto con la Stability Ball è, come dicono gli americani, challenging perché veramente vi mette alla prova tantissimo e a me piace veramente tantissimo. E quindi niente, questa è tutta l'attrezzatura più il trampolino elastico, il famoso rebound, che ho comprato nel corso del tempo. E lì vedete quella cosa gialla è la cosa che serve per gonfiare la stability ball, e questo praticamente è il cosino che si attacca sulla palla, appunto, e lì sulla pompetta per gonfiarla, perché a volte va gonfiata. E quindi niente, questi sono tutti i miei attrezzi. E adesso vi faccio vedere quali sono i canali YouTube che io preferisco. Allora, ve le mostrerò in ordine alfabetico perché mi viene più comodo da vedere appunto qui nelle iscrizioni. Allora, la prima che vi mostro è questa, Angie Fitness TV. Questa è americana e ha tantissimi video e lei utilizza tanto gli attrezzi, però ci sono anche allenamenti senza attrezzi. Io lei l'ho scoperta con il power walk e molto spesso io comunque so i video di power walk e li faccio con le cavigliere e mi piace tantissimo, soprattutto perché mi piace perché ha video spesso lunghi di 40 minuti, ma comunque anche di 30 minuti, quindi posso fare due video 30 e 30, perché io solitamente mi alleno un'oretta al giorno, meno di un'ora è difficile.
e ha veramente tantissimi, tantissimi tipi di esercizi, da quelli più, diciamo, tranquilli a quelli più tosti. Tipo, io preferisco tantissimo, mi piacciono tantissimo gli allenamenti kickbox, e anche questi lei li fa in modo molto semplice, però fa molte molte ripetizioni, per cui, cioè, alla fine sentite che lavorate, e spesso utilizza anche lo step, però ecco, fa un allenamento completo e mi piace molto perché è molto energica, parla molto e soprattutto anche alla fine, durante lo stretching, è molto motivazionale, parla molto, ovviamente è tutto in inglese, però insomma si capisce, e questo, insomma, io ve lo consiglio proprio perché è efficace. Potete comunque modificare poi l'allenamento aggiungendo o togliendo pesi o attrezzi, come dice lei, e questo, insomma, è un canale che seguo molto. Allora, questa Barletts Body Blitz. Dunque, se volete veramente mettervi alla prova, dovete fare i video di questa ragazza. Allora, io questo non ho ben capito se è americana o inglese, credo inglese, e come vedete lei non fa video lunghissimi, i suoi video più lunghi sono di 45 minuti, 50 minuti, altrimenti fa delle serie anche da 10 minuti, un quarto d'ora, quindi potete magari farne anche, tipo, che ne so, già fate 20 minuti più 20 minuti, fate 40, aggiungete un altro da una quindicina e siete a posto. Ma questa, allora, lei praticamente è come se vi sembrerà di non fare nulla, perché lei praticamente sta molto spesso ferma, anche solo a terra, per esempio, ma io vi dico che, cioè, alla fine della lezione sarete sfiniti. Per esempio, io ho fatto durante il Natale queste serie da 40 minuti ciascuna, che erano tutti esercizi praticamente anche a terra, ma vi assicuro che arrivate alla fine e siete veramente sudati e stanchi. E lei è veramente molto molto brava. Credo che lei avesse fatto danza, perché da quello, appunto, che a volte dice, o comunque da come si muove, secondo me lei ha fatto danza classica. Però veramente vi dico, lei è veramente molto molto tosta, quindi se volete veramente mettervi alla prova dovete seguire lei. Poi a volte seguo anche, ma lei ha caricato veramente, vedete, pochissimi video, questa ragazza, Caro Daur, non so come si pronunci, che fa esercizi, questi, appunto, esercizi qua, di allenamento per i glutei, addominali, però anche lei, appunto, è molto efficace secondo me. Quindi se volete mettervi un pochino alla prova anche qui facendo una serie continuata, quindi senza interruzioni, di addominali, comunque di esercizi, seguite anche lei, non è male. Allora, loro li ho lasciati un pochino da parte, Fitness Blender. Allora, però anche loro sono molto molto in gamba. Sono loro due, si alternano, o c'è lei e parla lui, o c'è lui e parla lei, e anche questo è in inglese. Però anche loro sono molto molto tecnici, i loro video sono precisi, con il timer, insomma, non vi sbagliate. E, però ecco, questi sono molto classici come esercizi. Cioè, mentre in quelli che vi ho fatto vedere prima magari trovate qualche tipo di allenamento che non avevate mai fatto, qualche esercizio particolare, soprattutto Body Barletts Blitz, qui trovate gli esercizi classici più o meno che si fanno. Però insomma, se volete fare un allenamento completo, anche qui li trovate di ogni durata, da un'ora a 20 minuti a un quarto d'ora, insomma potete scegliere come volete, e anche questo non è male. Poi
arriviamo a questi due ragazzi che più o meno sono gli stessi di prima praticamente, solo in versione questa italiana. Allora, l'unico problema di questi due canali è che non hanno la musica, quindi io vi consiglio di metterci sotto la musica. Poi vi faccio vedere qual è il canale di musica che io adoro per allenarmi. Comunque, anche qui allenamenti molto classici, se c'è lei c'è lui che parla, se c'è lui c'è lei che parla, con il timer, vi fanno vedere qual è l'esercizio poi successivo, insomma, sono veramente molto semplici da seguire, però ecco, ripeto, sono esercizi molto molto classici per ogni esigenza, comunque tonificazione, cardio, una parte specifica del corpo, tipo spalle, braccia, addominali, oppure gambe e glutei, insomma, e ci sono anche qui a volte delle ricettine. Io qui ho trovato molto buona la ricetta per la piadina. E comunque ecco, questi sono ragazzi italiani e non sono male. Poi ho scoperto questa ragazza, Holly Dolk, che fa esercizi soprattutto di addominali, ma non solo, però soprattutto è concentrata sugli addominali o comunque sulle gambe. E anche qui fa video veramente molto brevi, 10 minuti ma anche meno, quindi se magari, che ne so, fate un allenamento di 40 minuti cardio e volete finire con un po' di addominali, un po' comunque di tonificazione, che ne so, per le gambe, per i glutei, potete andare su questo canale e troverete un po' una piccola, appunto, routine per completare l'allenamento. Io non trovo che sia particolarmente impegnativa la tipologia, appunto, di esercizi che lei propone, però ogni tanto anch'io termino il mio allenamento andando qui perché trovo appunto video brevi. Se volete comunque mettere muto un video e mettere solamente la musica, io vi consiglio questo canale, Musica per Correre, perché qui trovate tutte queste playlist che durano un'ora e anche più, e di musica appunto per allenarsi, e a me piacciono veramente tantissimo. È musica veramente che vi sprona ad allenarvi, è piacevole. Io spesso magari metto quei due canali che vedo appunto che non hanno la musica, li metto con una voce magari bassa, che comunque sento quello che dicono, poi apro un'altra scheda sul computer e metto in sottofondo anche la musica questa. Quindi questo è un consiglio che vi do. Poi, se volete delle routine di addominali, comunque di allenamento, anche qui un po' intense e toste, anche se non lunghe, vi consiglio Pamela Reif. E questa è veramente anche lei tosta. Cioè, se fate anche 10 minuti di come vi fa fare gli addominali lei, li sentite. Quindi anche lei super promossa. Poi questa è questo è un canale famosissimo che è Pop Sugar Fitness, e anche qui allora si trovano esercizi di ogni tipo, perché praticamente loro, da quello che ho capito, invitano molto spesso appunto degli ospiti, questo americano, e che fanno appunto la loro esibizione, e trovate un po' di tutto, dalle cose un pochino più semplici tipo il ballo, la dance, a cose più impegnative. Per esempio, un tipo tosto e impegnativo, vediamo se lo trovo, dovrebbe essere questo tipo qua. Questo tipo, mi sembra che è lui, adesso non me lo ricordo, insomma c'è un tipo che fa danza classica, e è proprio, cioè, è chiaro che lui fa danza classica, ma è tostissimo. Però insomma ecco, qui trovate anche qui video non lunghissimi, più o meno sono di mezz'ora ma anche meno, a volte vabbè più, ma molto spesso sono brevi. E anche qui comunque è piacevole perché vi spiegano bene, vi fanno vedere molto spesso, cioè sia l'esercizio normale che la versione anche modificata, quindi semplificata, e quindi insomma anche questo è un bellissimo canale. E qui a volte si scoprono magari, ecco, degli attrezzi nuovi, delle cose nuove, che se poi, ecco, questo è il tipo strano, Jake Dupré, questo vi fa morire.
è bravissimo. E comunque ecco, così anche questo è molto molto divertente, colorato, divertente, con una musica carina. Ah no, qui questo l'avevo salvato solo perché questo canale, perché ci avevo trovato questi due video che mi sembravano carini, quindi avevo salvato, sì, salvato appunto il canale Rachella's Workout and Health Tips. Poi andiamo avanti. Ah ok, no, quest'altro pure l'avevo salvato, Rebound Fit Inc., perché avevo trovato qui questo video molto che mi era piaciuto di trampolino elastico, e quindi questo l'avevo salvato appunto per questo, perché anche questa è tosta. Oh, mi è partito il video, e quindi insomma anche questo ve lo consiglio. Se volete appunto un video carino di trampolino elastico. Ok, poi abbiamo San Fran Fitness. Allora, questo io principalmente l'ho scoperto per gli esercizi con il trampolino elastico, e questo praticamente l'ho fatti quasi tutti. Anche qui non sono lunghissimi, massimo forse 40 minuti, ma se no sono molto spesso più brevi di un'ora, però vabbè, non fa niente, se ne fanno anche due, e questi con il trampolino praticamente l'ho fatti quasi tutti. E questo pure comunque è carino, è diciamo meno tosto apparentemente, perché magari non fanno grandi salti, grandi cose, però fatto magari con i pesetti, questi video fatti con le cavigliere, sono tosti. Quindi anche questo, se avete il trampolino elastico e volete fare qualcosa di impegnativo senza però affaticare troppo, ve lo consiglio. Poi c'è anche questo qui, Strong by Zumba. Allora, qui diciamo hanno fatto fanno video molto brevi, un minuto, però ce ne sono, c'è questa versione da 33 minuti, che poi praticamente è la stessa, questo in italiano e questo in inglese, e anche di qua 33 minuti. No, credo che questa sia, boh, non lo so, insomma adesso non me lo ricordo, però insomma comunque qui ci sono 33 minuti di Strong by Zumba, che se non l'avete fatto mai, a parte qui ci sono anche da 20, è un allenamento molto molto intenso e tosto, quindi anche questo per gli addominali, soprattutto per la resistenza, è un allenamento che vi consiglio. Quindi anche se qui magari trovate solamente un paio di video che possono fare al caso vostro, io però l'ho salvato, mi sono comunque iscritta perché ogni tanto questo allenamento lo faccio. Poi lei, Tatiana Trevia, è un'altra che mi piace tantissimo. Io questa l'ho scoperta sia perché fa video con il trampolino elastico, e sia perché fa i video con i Kangoo Boots, e i video che ha fatto lei anche con i Kangoo Boots mi sono piaciuti tantissimo. Ultimamente non ne ha fatti più, però insomma se cercate qui nel suo canale Kangoo ve ne escono fuori, e io soprattutto in generale faccio insieme consecutivamente questo da 33 minuti di solito e quest'altro da 36 quando mi voglio allenare con i Kangoo Boots, perché è un'ora veramente intensa, e anche la musica che c'è in sottofondo non è male. Però ecco, anche gli altri che ha fatto lei con i Kangoo Boots comunque non sono per niente male, quindi lei ve la consiglio. Non è solo lei, a volte i video li fanno anche altri, perché credo che lei abbia tipo una palestra, non so, però sono divertenti, sono bravi, e anche i video con il trampolino elastico non sono per niente male. E poi da ultimo vi consiglio questa ragazza che è inglese e fa video in palestra, ed è Yvette
Bachmann, non so come si pronunci, e lei questa pure è tosta. Lei utilizza tantissimi attrezzi, difficilmente fa un allenamento senza attrezzi, però è tosta. E mi piace che fa video lunghi, anche più di un'ora o comunque un'oretta, difficilmente fa video brevi, spesso sono da 40 minuti, 50 minuti, ma anche più di un'ora. E mi piace perché è molto energica e anche lei parla molto durante l'allenamento e ha sempre musica carina in sottofondo. Insomma, anche questa ve la consiglio perché è divertente e vi fa faticare, vi fa sudare. Un altro canale molto interessante che ho scoperto da poco, questa è, non so se del Sud America, così, io l'ho trovata perché lei fa moltissimi esercizi in tema kickboxing e quindi io principalmente finora ho seguito i suoi video di kickboxing, ma non fa solo quello, fa anche step, fa anche tonificazione in genere, e perché appunto fa video lunghi, più di un'ora. Quindi sono proprio quelli che voglio io, e anche Zumba, però Zumba non l'ho mai fatta ancora con lei, e, però questa pure è veramente tosta, soprattutto se cercate come me i video di kickboxing. Con lei faticate e il giorno dopo veramente sentite qualche dolore. E poi un altro che vi voglio far vedere: se vi piace il trampolino elastico, qui su questo canale, Beta Merseghe, non so bene com'è perché sono sudamericani questi, però più o meno poi una volta che li cominciate a fare poi li capite, qui trovate 5 o 6 sono di video di questo gruppo qua, che fa trampolino elastico, super jump, power jump, chiamatelo come volete, e ci sono 5 o 6 video qui di power jump che durano più di un'ora. Qui vedete un'ora e 20, ma in realtà durano tipo un'oretta o poco più, perché poi sono parecchie, sono chiacchiere, e sono veramente molto molto carini. Io infatti questi li faccio spessissimo. Sono un po', diciamo, vecchi perché sono del 2012, del 2014, 13, però questi video qua di power jump sono veramente fatti bene, la musica è molto carina, loro pure sono molto molto simpatici, chiacchierano tantissimo, e quindi insomma, se vi piace il trampolino elastico, questi vi piaceranno di sicuro. E poi c'è quest'altro canale che è Ernesto Acosta Fit Concept, dove qui io ci ho trovato un paio di video di body jump, loro lo chiamano, comunque sempre il trampolino elastico, e che durano un'oretta più o meno, e so veramente anche questi fatti molto molto bene, anche sono questi due, il numero 25 e il numero 26, sono fatti veramente molto bene perché vi fanno proprio vedere la progressione della fatica, e ci sono anche gli addominali compresi, insomma sono fatti veramente bene, anche loro simpaticissimi, anche se purtroppo, ecco, appunto parlano spagnolo, non so, insomma sono anche loro, penso, del Sud America. E poi qui ci ho trovato un altro video molto molto carino, che è questo del Glute Boom, e anche qui sono tutti esercizi per i glutei, 50 minuti di esercizi tosti con anche gli elastici, so veramente molto molto carini. Però ecco, io qui ci ho trovato questi video qua, e quindi ve lo dico. Quindi io mi auguro che questo mio, diciamo, video vi sia d'aiuto e soprattutto vi sia da stimolo per allenarvi, perché io veramente, per me il momento dell'allenamento quotidiano è il momento più bello della giornata, perché mi piace tantissimo allenarmi, mi piace, e non lo so, è una cosa importante da fare, perché se non lo faccio sento che non sto bene. Io quindi vi invito a seguirmi sui social, soprattutto Instagram, perché lì veramente posto ogni giorno quasi,
però ci provo, e a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, cliccando anche la campanellina per le notifiche. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!